Expo Vending Sud 2019, ottava edizione. Siamo allo stand della Sicil Vending e non possiamo che essere con il suo Deus Ex Machina, Tito Alescio. Tito, bentornato. Buongiorno a te, ciao Fabio. Questo per te è un ritorno a Expo Vending Sud, devo dire anche in pompa magna, perché nel tuo stand si vedono solo cose belle, fiori veri, distributori assolutamente adeguati alle circostanze, un allestimento fatto in modo molto particolare ed ecologico che però ora ci andrai a spiegare. Infatti abbiamo voluto dare un'impronta ecologica a quella che è la tematica di questi ultimi anni e infatti noi siamo molto attenti alla sostenibilità. Abbiamo voluto dare questa impronta di sana, come dire, di sano ambiente, di questa nuova forma biologica di poter trasmettere agli altri l'attenzione anche per i più piccoli ad essere appunto pronti a poter dare il loro apporto a una conservazione del nostro ambiente, della nostra natura. E abbiamo appunto creato un ambiente del genere che unisce il reale, ci sono delle piante vere, con i mobili di cartone che magari poi vi annuncerò, vi trasmetterò e vi parlerò. E allora cominciamo dalla tua destra, di cosa stiamo parlando con esattezza? Ma parliamo di una struttura creata in cartone, è un prodotto che fra l'altro resiste anche all'acqua, per 24 ore rimanendo a bagno non si decompone, quindi non cede. È un prodotto che, ripeto, viene verniciato con delle stampe a inchiostro e poi coperto con una pellicola trasparente che permette anche la lavabilità del prodotto stesso. Se tu puoi vedere, ci sono i vari vani dove possiamo buttare sia l'indifferenziato che le bottiglie di plastica piuttosto che la carta. Basta aprire e troviamo dentro i vari scomparti dove possiamo poi magari smaltire i prodotti in maniera... Bella sorpresa. Ecologica. Sì. Bella sorpresa davvero, Tito. E andando avanti, proseguendo, vedo che ci sono distributori di varia tipologia, ognuno brandizzato secondo la casa costruttrice. Ma noi da un anno oramai siamo diventati Bianchi Vending, un po' è risaputa questa storia, e abbiamo voluto presentare delle novità per quanto riguarda appunto i prodotti della Bianchi, ma anche della Sanden Vendo, piuttosto che della Suzo App, con la quale collaboriamo da più di 20 anni. Quest'anno abbiamo voluto dare questa impronta anche di ecologica attraverso i macchinari. Noi sappiamo che già la Vendo produce dei macchinari quasi a un impatto zero, perché parliamo di A++ come categoria di frigo, e poi all'interno, se poi volete vedere, sono stati molto attenti anche ai portatori di handicap, per cui hanno fatto un macchinario che è un ascensore dove una persona con la propria carrozzina può avvicinarsi alla macchina, prelevare il prodotto e prendere direttamente, comodamente, senza alcuno sforzo, nel mezzo quello che è il prodotto erogato. Tito, grazie. Nel frattempo diamo loro un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere nel caso in cui ci sia una manifestazione di interesse senza alcun impegno. mail@sicilvending.it. Semplicissimo, stai diventando internazionale, Tito. Direi, siamo diventati vecchi comunque, invecchiamo bene insieme con il mio buon Fabio. Invecchiamo bene insieme, ma siamo sempre qui. Sì, sicuramente, non mancheremo mai agli appuntamenti. E un ciao a tutti. Grazie, Tito. Ciao.